Salve a tutti, siamo sempre alla ricerca di nuove terapie per l'ipertrofia prostatica benigna. Fino ad oggi chiaramente l'accoppiata alfa-litico e dutasteride è un'accoppiata vincente, fermo restando che spesso anche un approccio nutraceutico può dare grandissimi benefici. Quando tutto questo non funziona, oggigiorno con più serenità l'urologo può proporre al paziente anche l'intervento chirurgico. La disponibilità di laser verdi, di tecniche EOLE o addirittura tecniche ambulatoriali come Rectium o l'acquablazione permettono oggi un approccio molto più sereno e con degenze brevissime anche di sole di poche ore. Però si è anche sempre alla ricerca di nuove molecole che possono permettere, quindi con un approccio medico, clinico e non chirurgico, il trattamento dell'ipertrofia prostatica. In un mio ultimo articolo su Medici Italia parlo di una molecola con un nome molto particolare che spesso è difficile anch'io nominare, la artemisinina, una molecola utilizzata per curare la malaria e che ha dimostrato però già da tempo una buona terapia antinfiammatoria a livello del tessuto prostatico. In uno studio diciamo qui approfondito su questo tipo di argomento si è visto come l'ipertrofia prostatica, che è stata indotta nella cavia con l'uso di testosterone propionato, sappiamo che il testosterone dà tantissimi benefici, io sono un sostenitore anche nella terapia anti-age, però ha un target anche a livello prostatico e quindi il testosterone può indurre un aumento del volume della ghiandola prostatica. Nelle cavie, quindi con un'ipertrofia prostatica indotta con l'uso di testosterone propionato, si è visto come l'utilizzo con dosaggi che potete poi trovare sul mio articolo di artemisinina, ha effettivamente causato una riduzione del volume e un miglioramento di alcuni parametri obiettivi. Quindi all'orizzonte, proprio per la sua azione antinfiammatoria, forse una modulazione dei recettori della vitamina D e forse un'azione antiandrogena che poi però deve essere ben ponderata per vari motivi che penso siano anche intuitivi, potrebbe essere una nuova molecola che si aggiunge nel carnet, nelle armi a disposizione dell'urologo per il trattamento dell'ipertrofia prostatica benigna. Con questo vi saluto, lascio al di sotto il link per l'articolo per chi lo volesse leggere e auguro a tutti una buonissima giornata.